Abbiamo poi la terza funzione dello Stato, dopo la funzione legislativa, approvare le leggi, la funzione esecutiva, applicare le leggi, abbiamo la funzione giurisdizionale, quella svolta dai magistrati, ordinari, speciali, giudici, pubblici ministeri. Tutti hanno il compito di dare attuazione alla legge in una situazione di conflitto, di lite, no? Il giudice civile risolve la lite fra il proprietario di un'abitazione e l'inquilino che vuole sfrattare. Il giudice penale risolve una lite fra una persona che ha subito un reato e la persona che lo ha commesso. Infine abbiamo un ultimo organo costituzionale, che è sempre un giudice, però è un giudice particolare, è la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale è un organo di garanzia della Costituzione. È composta da 15 giudici, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento e 5 dalle magistrature di grado più elevato. La sua funzione principale è quella di emettere giudizi di legittimità costituzionale con i quali decide se le leggi sono conformi alla Costituzione. Innanzitutto il giudice delle leggi, cioè è l'unico giudice che ha il potere di annullare una legge o un atto avente forza di legge, come un decreto legge o un decreto legislativo, se questi atti sono in contrasto con la Costituzione. Quindi ha il compito molto importante di garantire che le regole e i principi stabiliti nella Costituzione vengano rispettati dal Parlamento quando approva le leggi e dal governo, poi dal Parlamento, quando vengono adottati degli atti legislativi di tipo diverso. Un secondo potere molto importante della Corte Costituzionale è il potere poi di risolvere i conflitti fra poteri dello Stato. Cosa accade se il governo e il Presidente della Repubblica hanno un contrasto sull'applicazione di una regola costituzionale? In questi casi interviene la Corte Costituzionale, che risolve sia i conflitti all'interno dello Stato, ma anche i conflitti fra lo Stato italiano e le regioni, e quindi i conflitti territoriali, oppure fra più regioni. Infine, la Corte Costituzionale si occupa di ammettere o non ammettere i referendum abrogativi. Il referendum abrogativo è un potere che spetta direttamente agli elettori, i quali hanno la possibilità di abrogare una legge approvata dal Parlamento. Prima del referendum c'è un intervento della Corte Costituzionale che verifica se ci sono le condizioni per sottoporre agli elettori questa delicata decisione. Infine, la Corte Costituzionale giudica il capo dello Stato nel caso in cui il capo dello Stato commetta dei reati presidenziali e quindi nel caso di alto tradimento o addirittura di attentato alla Costituzione.